Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video guida all'uso del sito. E in questo video vi vogliamo mostrare una nuova funzionalità del sito Biperline che si chiama Chatta con noi. Quindi vedete questo tasto che si trova a sinistra, potete cliccare e nel caso questo tasto sia verde, si aprirà una finestra e sarà disponibile la chat. Nella finestra sottostante la scritta La tua domanda, potete inserire appunto la vostra domanda, cliccare su invio e lo staff di Biperline appena disponibile vi risponderà. Come in questo caso, io ho chiesto se i componenti metallici erano nickel free e mi hanno risposto che tutti i componenti metallici sono nickel free. Però la chat non è l'unica funzione di questa finestra, ci sono altri tab qui in alto che vi permetteranno di accedere a diverse funzioni. Una di queste è la successiva, si chiama Condividi idee, cliccate su questa tab e vi viene aperta una nuova finestra. Qual è la tua idea? Quindi qui potete inserire eventuali suggerimenti che vi aiuteranno a rendere il sito Biperline molto più vicino alle vostre necessità. La prima cosa da fare è inserire un titolo breve che sia descrittiva e poi aggiungete la vostra descrizione all'interno della finestra più grande e cliccate su invia. Vi verrà segnalato che appunto la vostra idea è stata inviata e questo è un ottimo sistema per darvi la possibilità di dare dei consigli per quanto riguarda l'assortimento del materiale all'interno del sito, oppure anche se avete delle idee innovative, richiedere un particolare tipo di materiale che vi piacerebbe trovare sul sito di Biperline e che magari in Italia è anche difficile da reperire, insomma, qualsiasi idea vi viene in mente, questo è un campo adatto per condividerla con Biperline. Inoltre qui a destra avete tutta una serie di idee popolari, quindi sono le idee che sono state postate da altre persone prima di voi, le potete guardare se cliccate su mostra, altrimenti potete anche votarle perché a destra, come vedete, c'è una bandierina, chiamiamola così, con il numero di voti e sotto potete cliccare sulla parola vota. Nel momento in cui cliccate, il vostro voto verrà registrato, infatti vedete si è incrementato di un punto. La stessa cosa vale anche per il tab successivo, segnala problema, però in questo caso potete appunto segnalare il problema che avete eventualmente riscontrato all'interno del sito Biperline. Il vostro problema verrà segnalato così come per condividi le idee e verrà scritto annoverato tra i problemi più comuni. Nel caso in cui i problemi siano stati risolti, li vedrete scritti come fixed, cioè fissati, risolti. Nel caso il problema non fosse ancora stato risolto, potete sempre votarlo per far capire ad Biperline che la necessità di risolvere è particolarmente alta. Inoltre ci sono altri due tab, uno è Scrivici, potete mandare un'email al sito di Biperline, però considerate che è comunque un'email secondaria, quindi vi consigliamo di usare il form nella sezione contatti che è presente sul sito. E poi l'ultimo tab è quello delle FAQ, quindi le domande che sono state più di frequente rivolte ad Biperline e ci sono tutta una serie di risposte, ad esempio posso pagare con la PostePay o con un'altra carta prepagata? Sì, è possibile, ricordatevi che sul sito Biperline potete pagare con una carta prepagata, basta inserire i dati della vostra carta all'interno dei campi relativi alla carta di credito. Se invece trovate questo tasto a destra che non è verde ma di un altro colore, vuol dire che la chat al momento non è disponibile, quindi lo staff di Biperline è troppo impegnato per poter chattare con voi, però comunque potete cliccare su suggerimenti. Vi verrà aperta di nuovo la finestra con una comunicazione in cui lo staff di Biperline si scusa per non essere disponibile. Non è possibile sfruttare la chat, ma comunque potete usufruire di tutte le altre funzioni come condividi le idee, segnale il problema e leggere anche le eventuali FAQ. Noi speriamo che il video sia stato chiaro e che questa nuova funzione di chat vi aiuti a sentirvi più vicini a noi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!